Nuove finestre internazionali si aprono sulla città di Modica con l'esposizione Francesca Carpentieri e Noel Murphy. L'evento, patrocinato dalla Fondazione Grimaldi, è stato inaugurato a Palazzo Grimaldi ieri sera. La bipersonale di pittura mette a confronto due artisti dal diverso background culturale. Francesca Carpentieri, nata a Modica 26 anni fa, frequenta il liceo artistico Tommaso Campaille e poi si trasferisce a Roma, dove si diploma presso l'Accademia di Belle Arti. Da sempre affascinata dai paesi del nord Europa e specialmente dall'Irlanda, è proprio qui che i suoi viaggi la portano a conoscere il pittore Noel Murphy, nato a Londra nel 1970 ma cresciuto a Belfast in Irlanda del Nord, dove tuttora vive e lavora. Noel Murphy, presente a Modica per l'evento d'apertura, rimarrà nella città della Contea alcuni giorni. Entusiasta di questa collaborazione e di questa esperienza, l'artista ha dichiarato di voler visitare la Sicilia e magari di dipingerla. I due hanno avuto numerose occasioni per confrontarsi sulle rispettive visioni dell'arte e della pittura, così da arrivare ad instaurare un rapporto di reciproca stima artistica e di amicizia. In realtà ci siamo conosciuti per caso durante dei miei viaggi in Irlanda. Esattamente nel secondo viaggio ho incontrato Noel, che mi ha fatto, già ovviamente lo conoscevo a livello social, diciamo, e alla fine mi ha fatto visitare il suo studio, abbiamo parlato un sacco di arte e da lì è nata, comunque, oltre a una collaborazione artistica, anche un'amicizia. Abbiamo un'evoluzione rispetto all'anno scorso, anche perché ho inserito nelle opere un po' di colore e ho deciso, abbiamo insomma fatto questa scelta insieme, di esporre la mia versione delle divisioni di paesaggi, mentre lui una visione un po' più figurativa, appunto, dove troviamo il soggetto, la figura umana. Noel parla di questo, quindi di questo, questo senso comune, questa che unisce questi due luoghi, apparentemente geograficamente molto lontani. Tu cosa ne pensi? Beh sì, geograficamente molto lontani, ma in realtà parliamo sempre di due isole. Abbiamo ovviamente colori differenti, ma nella pittura questo viene annullato. Spesso nei suoi quadri troviamo un sacco di, diciamo, di calore, mentre nei miei troviamo un sacco di freddo. Quindi a volte magari si alternano, nonostante lui è irlandese e io sono siciliano. Sarà possibile visitare la mostra fino al 15 gennaio e sarà aperta tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, mentre la domenica sarà possibile solo in orario pomeridiano.